bella santa, che bella santa, ora ora arriveremo. Ma non esisto. Quattro pacchi di sale, 500 lire. Ho mirato le conservate. È una vera occasione. Che sono rosse e pomarora, ora ora arriva il pacchino. Che bella santa, che bella santa. Hai visto la partita? Io penso che la squadra meritava i tre punti, meritava la vittoria. Poi che nel calcio ci possano essere gli episodi, con sofferenza, non mi sembra sofferenza, perché non abbiamo sofferto per nulla, abbiamo fatto una grande partita, devo fare i complimenti alla squadra, perché in un momento dove è difficile anche giocare a calcio, è chiaro che vuoi farlo, lo abbiamo sempre fatto, abbiamo preso in palla, non traversa, abbiamo giocato sempre con un piglio giusto, intensità giusta, e la squadra ha meritato la vittoria. Peccato, perché c'è stato questo episodio di rigore che ovviamente ha rimesso immeritatamente la partita in parità, perché lo stavamo giocando solo noi, mi sembra sotto gli occhi di tutti, e alla fine la squadra ci ha creduto, ha spinto, ha lottato fino in fondo, ha ricercato con il gioco e con il cuore di andare a gettare veramente tutto nel campo per portare a casa i tre punti. Ci siamo riusciti. Peccato, perché questo poteva avvenire anche in precedenza. Se escludiamo Empoli, questa squadra ha fatto sempre delle ottime gare, purtroppo raccogliendo meno, e oggi ci voleva questo tipo di partita per portare a casa i tre punti, ma nulla da recriminare, sono contentissimo così, perché la squadra ha risposto da squadra vera, da gruppo vero, e l'ho fatto vedere sul campo, a prescindere quelli che hanno giocato e quelli che sono stati fuori, per come hanno accompagnato i compagni, per come li hanno sostenuti, per come li hanno spinti a fare una partita di spessore. E questo è il nostro percorso. Vitale. Grazie. Ciao Beppe. No. Non so se funziona. Oggi c'erano tre novità sostanziali in squadra. Quella che ha colpito di più è stata Chocet. Da dove nasce questa scelta? Ma guarda, un po' ci ho pensato, perché è chiaro che un ragazzo che è arrivato, iniziato un po' il ritiro, no? A 20 anni, 21 anni, un ragazzo giovane, però nello stesso tempo a me da quel lato serviva di dare ampiezza con un mancino naturale, perché sapevo che il Cesena poteva andare a iniziare la partita chiusa, molto chiusa, compatta. Mi serviva nel momento in cui andavamo a aprire il campo una mezzala mancina, che di là ci potesse dare l'opportunità di andare a creare superiorità numerica con la spinta dietro le spalle di De Frel, magari in una certa circostanza con Lazzar e con lo stesso Socio. Il ragazzo l'ha fatto bene, ha interpretato bene il ruolo, è chiaro, era tanto tempo che non giocava, però una buona gara, con buona personalità e con buona qualità. E alla fine sono soddisfatto, perché si è mosso bene. Sempre Vitale. Sì, volevo un tuo commento su Gonzales, la prestazione e poi il gol, sembra un film già scritto. Ma vabbè, Gonzales è un ragazzo che era arrivato, finito il mercato anche lui, purtroppo dopo 2-3 giorni di allenamento ha avuto un problema ed è stato fuori, ma comunque in questo senso è stato bravo ad inserirsi in fretta nei nostri meccanismi difensivi, anche perché lui lo aveva già fatto questo tipo di modulo, questo tipo di atteggiamento con la sua nazionale, ci aveva già giocato abbondantemente anche in mondiali. Però mi piace ricordare anche adesso, proprio in questo momento, oltre che lui, la forza di spirito e di quelli che hanno giocato, dei difensori che hanno giocato nelle precedenti partite, perché ha fatto anche loro una buona gara in altre volte, purtroppo magari per singole situazioni non sono stati premiati. Quindi di singoli voglio, in questa giornata proprio specifica dove tutto il gruppo ha raccolto i tre punti, per me parlare di tutti, perché mi sembra giusto, perché lo meritano, perché veramente nelle prime 5 partite questi ragazzi avevano fatto partite veramente di alto livello, non potendo raccogliere per quanto avevano seminato, quindi anche loro questa vittoria è anche un po' la loro. Però hai acquisito un elemento di garanzia in più. No, sicuramente è un ragazzo che ci potrà dare una mano, ma io non dimentico neanche gli altri, perché ho bisogno, avremo bisogno di tutti, e tutti sono importanti nella crescita dei reparti della squadra nel suo insieme. Ciao Beppe. Ciao. Pensi che la vittoria sia utile soprattutto per permettere la squadra di giocare ancora più serena, perché insomma è una cosa che mancava, e quindi che alcuni aspetti che sono fondamentali alla squadra si andranno migliorando con una maggiore fiducia? E poi la seconda cosa,
ieri nella vigilia avevamo detto che a Veronica e Di Bala era chiesto meno Veronica. Oggi abbiamo preso un gol perché Vasquez ha tenuto la palla un quarto d'ora e gli altri hanno preso il calcio d'angolo e l'hanno pareggiato. È un pedaggio che dovremmo continuare a pagare, oppure dobbiamo. No, un po' ci lavoreremo sopra, però dall'altro lato quando hai fantasia devi andarla a mettere in campo. Io non mi piace essere, non sono un allenatore, anche se nella mia carriera da giocatore ero un mediano. A me sono sempre piaciuti i fantasisti, i giocatori di qualità, di tre quarti, i giocatori di punta, i giocatori di grande abilità tecnica. E quando c'è un giocatore con queste caratteristiche devi andare a chiedere anche a volte questa giocata, cioè, sapendola fare in zone, come stavo chiudendo, prestabilite, ma lì ci lavoreremo, fa parte un po' della crescita del giocatore, non solo il giocatore nel suo complesso, ma ci andremo a parlare e analizzare. Quello che conta è stato anche lo spirito che tutti quanti hanno messo sul piano della manovra del gioco, al di là della prima considerazione che hai fatto, la serenità, la squadra, nonostante non arrivasse la vittoria, solo ad Empoli ha fatto intravedere questa cosa in maniera non bella per quello che è nel nostro DNA, per quello che ci siamo costruiti in un anno di lavoro. Però poteva starci, abbiamo girato subito pagina, siamo stati bravi, sono contento per la società, per il presidente, per i nostri tifosi, perché lo meritano, perché ci hanno sempre sostenuto, apprezzando della nostra squadra il gioco, lo spirito e la mentalità, e quindi su questi valori noi dobbiamo continuare a lavorare. Poi i particolari da correggere, da migliorare, sicuramente ci sono sempre e continueremo a lavorarci. Tutone? Ciao, complimenti. Juventus, Chievo, Milan, è tutto concentrato adesso in pochi giorni. La partita della vita è quella con il Chievo e quindi con la Juventus. Come lo affrontiamo? Prepareremo sempre una partita per volta e in ogni partita dovremo cercare di fare una partita perfetta. Solo così il Palermo potrà giocare sempre da squadra molto organizzata, da squadra con grande intensità, con mentalità giusta, con spirito giusto. Questi sono i nostri valori e dobbiamo portarli sul campo grazie alle settimane lavorative che andremo a preparare. Poi di volta in volta valuteremo, ma non prendiamo mai, io non penso mai alla partita dopo. Noi prepareremo la prima partita, poi giocheremo la seconda e poi la terza, prendendone una alla volta e cercando, come abbiamo fatto nel trittico precedente Napoli-Inter-Lazio, di fare il meglio possibile per fare prestazioni importanti, e quando c'è prestazione importante la conseguenza spesso è anche il risultato. Grazie. Okay. Ciao ragazzi. Domenica ci prendi bastare. Sì, siamo che trovare più importante che abbiamo già stata il campionato e così comincia proprio para nosotros. Sabemos que igual que tienen ustedes y otros jugadores sobresalientes y vamos a trabajar con cuidados y con preocupados en tratar de hacerlo como conjunto para tratar de ganar muchos. Sappiamo che la Juventus è una squadra con una grande storia, soprattutto qui in Italia, e una formazione dal grandissimo valore, non c'è solo Tevez, ma ci sono anche tanti altri giocatori di valore. È chiaro che su di lui ci concentreremo maggiormente, perché la punta di questa squadra. Qual è la tua prima impressione sul calcio italiano? Io sento che non ci sono tanti, non sei bravo, per poi lo vedi che un Palermo si attaccò, propuso e si è andato un'opportunità di concreto, e quindi si sente proprio più quel dei piccoli dettagli e non si può andare lontano. Beh, sicuramente il calcio italiano è molto tattico e molto fisico, possiamo vedere che una squadra come il Palermo che propone, attacca per 90 minuti e rischia per una disattenzione di venire a conquista e di perdere dei punti. Fortunatamente siamo riusciti a ottenere questa vittoria e adesso andiamo avanti continuando a lavorare. Muchas gracias. Avevi detto ieri, voglio che la squadra metta in campo tutta la rabbia che abbiamo in corpo dopo la sconfitta di ieri. Credo che più di così i ragazzi veramente non lo potessero fare. Sì, hanno fatto un'ottima partita, ci tenevamo a girare subito pagina dopo Empoli perché è una giornata stupida, forse da quando sono qua in un anno di lavoro era la prima volta che succedeva e anch'io ero rimasto un po' così inaspettatamente, ma sapevo che questi ragazzi per come avevamo lavorato, per quello che avevamo fatto vedere nelle prime 5 partite eravamo quelli di oggi e quindi dovevamo solo tornare a fare le cose che sappiamo con convinzione, con organizzazione, mentalità giusta, applicazione, quella feroce che è importante avere.
e i ragazzi l'hanno fatto, magari raccogliendo meno nelle prime 5 giornate di quanto avevamo seminato, ma questo è lo spirito, la mentalità che dobbiamo avere, che è sempre il campo, da prima non ci piace. Palermo stasera è stata una partita molto emozionante, non so se ricorda il gol di Giancarlo Ferrara, forse c'era anche lei in campo. Sì, giocavo anch'io, sì. Anche oggi negli ultimi istanti, insomma, forse la vittoria più importante è quella di oggi. Ma oltre l'organizzazione, la tattica e tutto, ci deve essere anche il cuore deve battere forte, perché per vincere le partite devi andarci anche di cuore, di spirito, la palla deve essere spinta dentro anche con il vento, quando vuoi vincere devi vincere e devi fare con tutte le forze. Oggi tutto il gruppo, tutta la squadra, oltre con i ragazzi che hanno giocato, anche quelli che erano fuori, hanno spinto quella palla dentro perché l'hanno voluto, lo volevano anche prima, anche sul 1-0, magari volevamo fare un po' di 2-0 e chiudere prima la partita, purtroppo c'è stato questo episodio, peccato, che ha rimesso in gioco la partita immeritatamente per noi, perché meritavamo sicuramente tutt'altro già risultato per le traverse, il palo che avevamo preso, anche per l'arrembaggio che avevamo fatto e il gioco espresso, però dovevamo solo continuare anche sull'1-1 convinti, concentrati, perché poi le situazioni ti premono se ci credi sempre. E poi da oggi il Palermo ha un'arma in più, questo Gonzalez, il cui esordio gol a parte è stato veramente eccellente. Sì, ha fatto una buona gara, sicuramente si è inserito abbastanza bene nei meccanismi, ma è un ragazzo che è arrivato all'ultimo giorno di mercato, purtroppo dopo 3 giorni si è fermato con un infortunio, però in questo momento mi piace ricordare oltre che i ragazzi che hanno giocato e hanno fatto bene, anche quelli che precedentemente avevano fatto ottime partite e purtroppo per qualche piccolo episodio non avevano raccolto per quanto anche loro meritavano, perché meritavano qualche soddisfazione anche i ragazzi che hanno giocato al posto di Pippo e meritavano di avere ancora la soddisfazione di avere una vittoria già magari precedente a questa, però andremo a costruire, l'importante è che tutti i ragazzi si facciano sempre trovare pronti e solo con lo spirito di squadra e di compattezza potremo dire sempre. Sono felice della prestazione del Lucesimo. Vorrei farne così, però cosa cambia? Che quando arrivi 3 volte davanti alla porta devi fare gol. La differenza era già capitata a Udine, che arrivi 3 volte davanti alla porta e non fai gol. E poi fai gol ancora per l'ennesimo rigore. Ma non sempre puoi prendere rigore. Quindi devi essere bravo, essere cinico. Come sono cinici gli altri, che con 2 tiri in porta, 2 pallatine fanno 2 gol. Hai colpito alcun pallo nel tuo resto? Sempre, allora, la trappa è sempre su palla nativa. Perché la punizione io non so cosa faccia quando tirano nel flusso di palla, tanto è un tiro da 30 metri, ha preso un palo, bravo lui a tirare da 30 metri, però se consideriamo un tiro di basket da 30 metri una chiara grandissima occasione, mi dovete dire quelle di Rodriguez se non sono clamorose, una tu per tu col portiere e una addirittura 3 contro niente, di cui nel tempo anche di sto palla, giocarla dietro a Mario Lungo o a Giorgi e fare gol. Poi ho detto io sono felice, voi andate avanti con la vostra strada, io sono contento, vorrei fare una prestazione così contro un Palermo che mi sembrava in grande difficoltà. Mister, le chiedevo se secondo lei era da spegnere Vasquez, perché con l'espulsione avrebbe cambiato la partita. Non lo so, l'arbitro, io non giudico come faccio un errore io a fare l'arbitro, non lo so. È chiaro che noi in 10 abbiamo, può esserci stato un danno, ma l'arbitro secondo me ha fatto una grande partita, ha fatto correre come è giusto far correre, ha munito quelli che dovevano munire e quindi c'è stato l'arbitro è stato molto bravo, molto bravo. Sono risposto su Israele, no? Israele non è entrato in partita ma aveva un gran problema, se non avete visto che partiva la gamba per terra 3-4 volte per vedere se gli passava il problema. Quello, se mi dite che quello è stato un mio errore, farlo giocare all'inizio, cioè, evidentemente non mi sono reso conto che all'ennesima volta De Frena ancora non capisce cosa vuol dire allenarsi durante la settimana. Diciamo che non si impegna prima di lungo. Ma il lungo è straordinario. Ma io vorrei dire, esaltate la prestazione in Cesena, venuti a Palermo a giocare la partita. Non guardate di buono il corner a quello. Voi siete sempre così, guardate sempre il negativo e dovremmo invece noi sempre guardare il positivo. Chiaro che vi spiace non portare a casa un punto così. Però succederà che poi un'altra partita che giochiamo così la partita.